Cosa vi aspettate all'incontro di oggi all'assessorato del lavoro? Dall'incontro di oggi all'assessorato del lavoro ci aspettiamo la firma per la mobilità in deroga, anche perché la nuova società senza mobilità in deroga non verrebbe in Sardegna a costituire la nuova società, perché vuole pescare la mobilità per avere più di fiscale. Se oggi non dovesse esserci nulla di fatto, cosa succederebbe? Andremo a oltranza nella lotta. Vogliamo lo stipendio! Bloccheremo tutto. Tutto quello che è possibile bloccare, aeroporto, 131, bloccheremo. Tutta la regione non firmerà la mobilità. Sei contento che Liuri non è stato scarcerato? Abbastanza, certamente, anche perché non capivo il motivo per cui avesse anche richiesto la scarcerazione, ma anche la tantissime famiglie, dove anche vergognarsi di quello che ha fatto, magari chiede anche scusa per questa responsabilità, cosa che non farà sicuramente perché non è un uomo. Non è un uomo e non merita neanche di essere un santo. Stavo proponendo allora un cappellaccio in agrodolce, perché comunque lui è agrodolce, ci dice delle cose che ci fanno piacere e immediatamente dopo sappiamo che poi in effetti alla fine della fiera sono solo parole buttate via così al vento. Vorrei fare un saluto particolare al signor Liori e Cammelleri e naturalmente Massa. Ma Massa credo che l'abbiano scarcerato, giusto? Era in fin di vita. No, hanno confermato. Perché questi rubano anche quando hanno problemi di salute, veramente. Io rimango sconvolto. No, sono stati confermati. Io quando sto male non sono in grado neanche di respirare, quindi figurati se devo rubare al prossimo. Quindi l'altro menù è un bel Liori fatto al forno saldo con le patate. Ovviamente le patate le mettiamo noi, perché voglio dire, dopo 3 mesi che non si pagano, le patate sono piuttosto voluminose. C'è anche la giugulare gonfia, capito?